Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avevo voglia di mangiarmi un riso saltato con le verdure e allora ho deciso di portarvi in cucina con me a cucinarlo. Non è niente di particolare, è solo del riso al vapore saltato con le verdure. Volevo metterci dei würstchen e un po' di condimenti vari. Andiamo subito a vedere gli ingredienti e poi a prepararlo insieme. Utilizzeremo questi ingredienti: ho delle carote, del cipollotto, del peperone, del pepe giapponese, olio, würstel, della salsa otafuku, salsa di soia. Principalmente utilizzeremo questi ingredienti, magari un pizzico di sale in aggiunta. E qui ho del riso al vapore già cotto. Iniziamo a tagliare i würstel, perché li volevo fare come i polipetti che avevo già fatto nello scorso video. Quindi, però questi sono un po' più piccolini, li tagliamo in questo modo. E poi pensavo di tagliarli solo in quattro parti. Mettiamo da parte, adesso tagliamo il cipollotto. Voglio ottenere questa parte di qui che la utilizzeremo come per l'impiattamento finale. Lo utilizzeremo per insaporire il tutto, quindi lo metteremo praticamente all'inizio insieme ai würstel. Adesso tagliamo le altre verdure. Infine tagliamo le carote. Gli ingredienti sono tutti pronti, andiamo a accendere la nostra fiamma, mettiamo un po' di olio nella nostra padella, nel nostro wok, iniziamo a cuocere i nostri würstelini. Iniziamo a mettere il cipollotto. Aggiungiamo già le nostre verdure.
pizzico di sale, pepe, un pochino di salsa di soia, a questo punto, dopo che abbiamo fatto cuocere un pochino le verdure, aggiungiamo il riso al vapore che abbiamo preparato precedentemente. Quindi aggiungiamo ancora un po' di salsa di soia. Ok, a questo punto ci siamo, procediamo con l'impiattamento. Per impiattare prendiamo una ciotola, mettiamo il nostro riso. Mettiamo un piatto sopra, giriamo e voilà. Stellini così, poi mettiamo un po' di cipollotto, in questo modo, e poi mettiamo un po' di salsa. Questo è il nostro riso saltato con le verdure e wurstel a forma di polpo. Itadakimasu! Per questo video è tutto, ma se vuoi iniziare subito a cucinare giapponese a casa tua, guarda il videocorso gratuito che ho preparato per te. Trovi il link in descrizione. Noi in ogni caso ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video, sempre sulla cucina giapponese. Itadakimasu!